Napoli, molto stanchi dobbiamo dire. Di canotte del Santiago Bernabeu che ha fatto da cornice al 9-1 inflitto dal Real Madrid ai malcapitati austriaci del Tirol Innsbruck, analizziamo quello che è accaduto nel secondo turno delle tre coppe europee. Iniziamo in tema di Coppa Campioni segnalando a proposito di goleade il 4-0 del Bayern Monaco ai danni del CSKA di Sofia nell'anticipo di martedì ed il 3-0 della Stella Rossa di Belgrado sui Rangers Glasgow. In Coppa Coppe largo successo per i francesi del Montpellier, a segno 5 volte nei confronti della Steaua Bucarest. Nei pronostici della vigilia il successo in trasferta del Barcellona sul campo degli islandesi del Fram Reykjavik, battuti per 2-1 con i gol di Salinas e del bulgaro Stoichkov. Ancora tante segnature in Coppa UEFA, grazie allo Sporting Lisbona, 7-0 per i portoghesi contro i rumeni del Timișoara. In questa competizione la sorpresa ci giunge però da Colonia, dove i tedeschi sul proprio campo sono stati superati contro ogni previsione dall'Inter Bratislava per 1-0. Risultato questo bissato anche dal Bordeaux che con un gol messo a segno da Ferreri ha violato il campo del Magdeburgo. Sconfitto infine il Siviglia, secondo in classifica nella Liga Spagnola alle spalle del Barcellona a Mosca per 3-1 ad opera della Torino.